due giorni immersi nella cultura dell'alimentazione e del buon cibo. La seconda edizione di Lector in Tavola, organizzata dalla Fondazione Di Vagno a Conversano il 15 e il 16 giugno scorsi, ne ha raccontate per tutti i gusti. Con gli incontri letterari, tra i quali quelli dei libri Le assaggiatrici di Rossella Postorino e L'età non è uguale per tutti della comunicatrice scientifica Eliana Liotta, sono state tante le esperienze che hanno catapultato gli spettatori in un mondo fatto di profumi, di tecniche e di sapori innovativi e della tradizione. Tutto questo grazie a conversazioni con blogger, autori televisivi e giornalisti della stampa estera. Due poi gli appuntamenti con il food design, il primo con Astrid Luglio e le sue camere olfattive, un modo per amplificare le percezioni olfattive dell'olio e del vino. Il secondo con la Contatto Experience di Giulia Soldati, sostenitrice di un nuovo approccio alla materialità del cibo. Approccio che prevede la rimozione degli oggetti che creano distanza tra il corpo e l'alimento. Il pubblico si è messo in gioco usando come piatto le braccia o le mani e come posate le dita. Un tema come il cibo, ha detto il direttore scientifico Filippo Giannuzzi, ci unisce senza distinzioni di pelle o di razza o di lingua. Ci chiama le nostre responsabilità rispetto all'ambiente, alla produzione e agli sprechi. Ci porta a ragionare meglio sulla nostra storia e sulla memoria, quello che siamo stati e ciò che siamo oggi.